Ebbene, siamo adesso a parlarvi di Laura Molina, ossia vi stiamo parlando dell'attuale fidanzata di Gianmarco Valenza, ex tronista di Uomini e Donne da circa una settimana. Ricorderete che Gianmarco viene da Temptation Island, dove è stato tradito dalla fidanzata di allora, ossia Aurora Betti. Sinceramente è successo qualcosa che veramente non si è capito. Infatti praticamente nel web si sapeva che la redazione e lui si erano già accordati per luglio per metterlo sul trono, ma poi una volta successo questo hanno fatto praticamente di tutto per cacciarlo dal trono. Ricorderete sicuramente che nelle ultime settimane prima della sua scelta addirittura le sue esterne non venivano nemmeno mandate in onda. E siccome io me le sono viste, vi posso garantire che erano veramente molto più significative rispetto a quelle dell'altro tronista. Non so, sinceramente non sono proprio riuscita a darmi una spiegazione a questo strano comportamento. E sicuramente ricorderete che nell'ultima puntata Laura e Gianmarco sono stati accusati di prendere in giro per un piccolo marchio su una piccola collanina. Cosa che oltretutto a Uomini e Donne accade praticamente ogni sempre di vedere gente griffatissima anche in quarta fila, e qui mi fermo. Ma per dire che il modo in cui la redazione ha trattato Gianmarco e Laura mi dispiace, ma non mi è assolutamente piaciuto. Per dirvela tutta, questo anno là dentro mi sembra che abbiano un po' perso la bussola. In ogni modo Laura e Gianmarco si sono scelti e a quanto pare le cose fra di loro vanno veramente molto bene, a tal punto che lei scrive sulla sua pagina Instagram: grazie dei tantissimi messaggi che ricevo, purtroppo non riesco a rispondere a tutti quanti, ma vi leggo. Sono finalmente serena ed è grazie anche a questo, metto qui un bacio da me Gianmi. Sono sicura che la loro sarà veramente una bellissima storia, non televisiva.